Ciao ragazzi, qua ZW, bentornati sul mio canale, bentornati nella nostra carriera allenatore con il Salford. Quest'oggi ci stiamo avvicinando sempre di più al calciomercato, perché ragazzi, quest'oggi abbiamo queste ultime 4 partite. Due di queste penso di simularle, tra cui questa qua col Watford. Ci giochiamo appunto Derby County fuori casa, il Burnley di Van der Heide e poi simuliamo anche i 32esimi di finale di FA Cup contro il West Bromwich, che vabbè, dovremmo comunque essere abbastanza tranquilli della vittoria, vedremo. Comunque, perché voglio simulare due partite, ragazzi? Perché voglio iniziare a capire cosa fare nel calciomercato. Abbiamo questi 5 giorni più o meno di calciomercato. Avete già visto chi abbiamo beccato. Abbiamo beccato il Marsiglia ai 16esimi di Europa League. E come vi ho già detto, lo sapete ormai, per chi segue la carriera lo sa, quando siamo vicino al calciomercato io purtroppo non riesco più a giocare bene, perché mi focalizzo solamente sul calciomercato. Oh, comunque partita contro il Burnley di Van der Heide. Voglio vedere se almeno in Premier League dovesse essere titolare Van der Heide, l'infame Van der Heide. Vediamo. Comunque volevo dire una cosa off topic, off carriera, a tutti i ragazzi colpiti appunto da questo virus che sono nelle zone rosse. Ragazzi, io in questi 25-30 minuti giornalieri cerco e spero che possiate dimenticarvi di tutto, anche perché è un fatto psicologico, nel senso, se voi continuate a pensare, create paura all'interno di voi stessi. Quindi non pensateci, ragazzi. Avete, cioè, sapete cosa dovete fare, sapete cosa non dovete fare. Rispettate le regole date dallo Stato, le buone norme più che regole, ecco. E ragazzi, ah, è ultimo il Burnley. Vabbè, peggiori record fuori casa. C'ha 3 punti. Com'è possibile? Vabbè, Van der Heide, rip. E niente, spero appunto che in questi episodi possiate pensare a, cioè, a cose futili. Comunque mi sembra di averlo visto Van der Heide, eh? Adesso vediamo. Eccolo, titolare! Titolare Van der Heide! Almeno in Premier gioca! Sono curioso di vedere magari il suo nuovo overall. Voglio vedere anche in che posizione sia, perché secondo me l'hanno messo come esterno destro. Madonna, ancora ragazzi, è peggio di Bernardeschi. Fra un po' c'ha 30 anni pure Van der Heide, non ha nemmeno il ruolo fisso neanche lui. Noi l'abbiamo messo esterno destro, esterno sinistro, ala destra, ala sinistra, trequartista, seconda punta, prima punta. Poverino, un po' mi dispiace. Male intanto, dentro a cercare il matador. Douglas Luiz, belli capelli per Santini. Attenzione, Black Arrow, prova a girarsi. Fallo. Cos'è? Fallo per chi? Dal limite? Punizione dal limite. Oh, aspettate un attimo, fatemi vedere chi è il giocatore con più potenza tiro. Douglas Luiz, Cavani. Voglio parare la botta rasoterra col Matador Cavani, ragazzi. Botta rasoterra del Matador, vediamo. Oh, Cavani, mazza. Botta rasoterra, 85 di potenza. Non ne so proprio tirare le punizioni. Comunque, nel video di ieri mi avete suggerito un po' di attaccanti, però i vari Rashford, eccetera, eccetera, boh, sono nomi troppo visti e rivisti. Anche Joao Felix è abbastanza visto e rivisto, però, cioè, nel senso, è un giocatore non usatissimo, anche perché comunque il primo anno, se non erro, non si può nemmeno comprare, quindi uno dovrebbe comprarselo più avanti. E per questo ci sarebbe. Poi ovviamente bisogna anche considerare che senza clausola rescissoria non l'avremmo mai potuto comprare. A parte che non è nemmeno sicuro che lo compriamo. Quindi io non so sinceramente cosa potrà accadere. Non so nemmeno se venderemo l'Oder. Non so nulla e sono curioso di vedere appunto tutto questo insieme a voi. Santini intanto. Altro calcio di punizione. Stessa mattonella identica. Proviamo ad andare con Cavani. Però alto questa volta, alto da questa parte. Vediamo il Matador cosa combina sulla barriera. Non le so battere. Fine. Rigori e punizioni quest'anno non le so battere. Van der Heide intanto. Attenzione, prova ad andare in velocità contro Giorgino Bello che si piazza davanti. Ancora Van der Heide, alla 7 tra l'altro. Come il numero che aveva. Ah no, 17. Vabbè, proprio mal cagato Van der Heide. Però attenzione perché entra in aria Van der Heide. Oh, occhio! Oh, l'assist di Van der Heide, no! Bravissimo, chi è che era? Mi sa che era
Occhio però un attimo, scusate ragazzi, Cavani in velocità non ci arriverà mai, però incredibilmente riesce e la spazzano fuori. Era Holgate comunque in difesa che ha fatto un ottimo intervento. Mazza, Van der Heide è partito bene sulla fascia. Santini intanto al limite dell'area per belli capelli. Ancora Santini per vie centrali. Cavani prova a girarsi. Gibson, hanno la marcatura uomo sul Matador. Ancora Van der Heide contro Giorgino Bello. Ripartono. Occhio, Sidibé. Oddio, anche se di bel giocatore che mi sarebbe piaciuto, ve lo ricordate? Lo volevo comprare. Cross in mezzo intanto. Santini, bello per Akpabian, che la stoppa di petto. Attenzione, buonissima occasione con Akpabian. Il numero non passa. Pallone ancora nostro, però. Nelson aspetta la sovrapposizione che arriva puntuale di Giorgino Bello. Può andare a fare il traversone. Burnley, che tutto sommato, ragazzi, non sta giocando male, eh. Barro per Cavani. Cavani! Dai, che cavolo mi ha preso? Che parata del portiere Peacock qualcosa, poi non ho letto tutto il nome. Mamma mia, che paratona, ragazzi! Che paratona! Pensavo fosse gol. Cavani, poi, figuratevi. Douglas Luiz, traversone in mezzo, ancora il portiere, pallone che però ancora nostro con Nelson dal limite, male, va anche lui, giusto così. Occhio al Barley, attenzione! Oh, Moramos. Regà. Sto Burnley lo stiamo sottovalutando troppo. Santini adesso in mezzo al campo. Prova ad andare lui. Ancora Santini contro Vidra. Perde il contrasto fisico. Attenzione adesso al Burnley con Phillips. Allarga. Bravo. Demiral che però attenzione sbaglia. Cosa fa Phillips? Ancora chiede l'1-2 Phillips dentro. Holgate. Più Holgate che Demiral in questa parte di stagione. Troppi errori singoli del turco. Si riprende il secondo tempo, punteggio di 0-0. Non mi va bene, ragazzi, ve lo dico. Inizio a far riscaldare Danny Loder. Intanto Akpabian per il Matador. Black Arrow, attenzione, non c'è nessuno. Allora Black Arrow si deve mettere in proprio. Ci riesce, prova ad andare via di fisico. Black Arrow, ancora fallo. Ragazzi, avessi avuto un battitore di punizioni, erano già 3 gol. Bello, Nelson, la chop, il pallone che. Ancora sui suoi piedi, Nelson per il Matador. Fallo? No, stavolta non è fallo. Cavani un po' troppo spento. Io direi che è il momento di Danny Loder al posto del Matador Cavani. Una delle ultime partite del nostro leone lì davanti. Douglas Luiz intanto per Cavani, Black Arrow. Può restituirla a Cavani che sta per uscire. Però ci prova fino alla fine. Infatti ancora il Matador. La mette dentro. Black Arrow non ci arriva. Bello. Attenzione Nelson contro Van der Heide. Van der Heide in difesa? Ma commette fallo? Cos'è, rigore? Van der Heide! Van der Heide, che idiota! Che idiota! Se lo espellerido, raga! Se lo espellerido, che idiota! Guarda che rincoglionito! Ma è un idiota! Ci ha dato il rigore? Tra l'altro quando faccio uscire Cavani proprio. Calcio di rigore! Che idiota Van der Heide, raga! Chi lo posso... Loder! Per forza, appena entrato! Danny fucking Loder! Dai, bello mio! Appena entrato, sbagliami sto rigore così mi fai incazzare fin dall'inizio. Danny Loder! Ecco fatto! Solito Danny Loder! Calcio di rigore sbagliato! Douglas Luiz, belli capelli, attenzione dentro! Chi è? Loder! Come è entrato quel pallone? Sbaglia il rigore ma segna subito dopo. Il doppio volto di Danny Loder. Come ha fatto gol? Non ho. Come cazzo ha fatto a passare quel pallone? Raga, scusate. Nelson per Black Arrow contro Vidra. Provate ad andare in velocità. Black Arrow spazza il Burnley. Ma ragazzi, mi ha fatto troppo ridere il fallo di Van der Heide. Lo sappiamo che lui è ancora uno di noi sotto sotto. Ci odia. Infatti è andato cattivo, voleva fare il fallo, ci odia, però ancora sotto sotto ci ha regalato il rigore, è uno di noi. Occhio però adesso al Burnley, Phillips, Demiral, Santini per vie centrali, Douglas Luiz, attenzione, Danny Loder, aspetta qualcuno, bravo Danny Loder, si smarca molto bene, ma il passaggio c'è sempre una cosa che non sa fare. No, 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 Phillips. Ah, la sento questa botta. Mannaggia, fuori Nelson dentro Minamino e fuori Santini che è un pochino stanco dentro Matarese che abbiamo visto che come intermediario a centrocampo sta facendo bene.
Brutto gol del Burnley, non ci voleva, non ci voleva. Sarà difficile adesso, dai ragazzi. Jorginho Bello per vie centrali, l'Italian Stallion prova ad accelerare, Matarese, non c'è nessuno. Matarese perde il pallone. Attenzione, ancora Phillips, rincorso da male. Quanto è veloce sto Phillips? Loader, ok, Black Car, fammi il movimento, Loader. Fammi il movimento, Loader. Pallone che dovrebbe essere ancora nostro, Loader, ovviamente non ci arriva. 87, possiamo prendere sto pallone, ragazzi? Dai, eh. Black Arrow per Loader. 2 contro 1. Loader. C'è anche Aquavien che viene visto. Aquavien all'89esimo. Attenzione, Aquavien sta per entrare in aria. Entra in aria il tiro. Minamino. Arriva ancora lì. Minamino. Dentro. Loader. 2-1 del Salford. Danny fucking Loader. Ma non puoi farmi doppietta. Come ti vendo adesso? Mi odieranno tutti se ti vendo. Non puoi farmi doppietta da subentrato e farmi vincere contro il Burnley di Van der Heide. Mi odiano tutti adesso se ti vendo. Hai fatto 2 gol merdosissimi. Dai, ma. Sesto gol in Premier League per Danny Loader. Il nostro leone entra, sbaglia un rigore e fa doppietta. Fa tutto lui, fa tutto da solo. Ma l'importante è questo: i 3 punti presi in casa contro un Burnley che fino alla fine, ragazzi, pensavo ci avesse bloccato, invece Danny Loader ha deciso di fare il Danny Loader della League 2 e adesso mi mette in difficoltà. Cosa dobbiamo fare? Che cosa devo fare, ragazzi? Che devo fare? Chi devo vendere? Non può. Che cosa devo fare? Lo vendo, non lo vendo? Non lo so, non lo so. Ah, cosa c'è, Barro? Cosa c'è? Le chance che mi ha concesso. Ah, ok, sei felice. Ah, meno male, almeno tu. Sesti, siamo a meno uno dal quinto posto dall'Arsenal e abbiamo il Derby County. Barro è un pochino stanco e raga, proviamo l'Oder titolare? Proviamo l'Oder titolare. A parte che sono quasi, sì, sono quasi tutti stanchi, quindi devo sistemare effettivamente la formazione. Minamino al posto di Nelson, Loader al posto di Black Arrow. Vieira al posto di Douglas Luiz l'abbiamo messo, poi voglio mettere Boscagli al posto di Jorginho Bello e Matarese al posto di Santini. Formazione abbastanza da turnover, però abbiamo dei giocatori che ormai non si possono più considerare solo da turnover. Ci siamo ragazzi, piove, piove abbastanza per questa partita. Derby County, Salford City in diretta da Molton Road. Ci servono 3 punti fuori casa per farci perlomeno simulare tranquillamente la prossima partita in casa contro il Watford, sperando appunto di portare a casa altri ipotetici 3 punti. Abbiamo una formazione composta da giocatori che magari non stanno giocando tantissimo, anche se sto cercando di dare spazio a chi più, a chi meno, però più o meno a tutta la rosa. Boscagli infatti è uno che, cioè, sta giocando quasi sempre. Matarese lo stiamo riadattando perché comunque abbiamo un po' di carenza di giocatori a centrocampo. Infatti sta giocando anche discretamente Matarese. Vieira si sta giocando il posto con Santini. Aquavien diciamo che è l'unico che non può mai mancare perché ragazzi è secondo me uno dei più forti della squadra insieme, vabbè, a i difensori presi singolarmente, perché poi ogni tanto anche loro mi fanno incavolare. Comunque dai, testa adesso la partita. Qui vedo che il Derby County non è che abbia una formazione super famosa, composta da giocatori conosciuti, quindi dovremmo vincere abbastanza tranquillamente. Chance anche per Loader dal primo minuto. Lo stiamo testando maggiormente. Qui Loader, ancora Loader. Cade, rimane giù. Cos'è? Oh. Ci sei? Si dovrebbe essere rialzato. Ok, sì, si è rialzato. Lo vedo nella mappa sotto. Occhio! Madonna. Hanno UEA! Hanno UEA Junior! Ah, ok. UEA Junior sarà tipo 84-85. Quindi diciamo che dobbiamo preoccuparci un minimo. Qui Boscagli, forse anche grazie alla pioggerellina, non riesce a fare uno stop decente. Attenzione, male. Grande, male su UEA. Aquavien adesso punta Masuaku, altro giocatore che conosciamo. Vieira per vie centrali, fallo. Vieira recupera un attimo pallone. Attenzione, si fa vedere Loader che mi fa anche il movimento. Loader, prova ad andare. Loader, fallo da ultimo uomo. Questo è rosso. Questo rosso era ultimo uomo. Questo era da ultimo uomo. Ed è da ultimo uomo. Aspetto il rosso. È da ultimo uomo. Cartellino rosso, infatti, espulso
John Suttar, Loader, una volta che mi fa il movimento, Dio mio, una volta che mi fa il taglio, gli diamo anche il pallone giusto. Fallo da ultimo uomo. Holgate, cerchiamo di sfruttare questa punizione in qualche modo. Loader, attenzione, non deve perderla, la perde contro Masuaku. Abbiamo 60 minuti di partita in 11 contro 10. Vediamo di giocare un calcio carino allora, almeno questo. E di vincere. Matador Cavani. Vieira potrebbe restituirla a Cavani, che potrebbe anche andare al tiro. Infatti, pensa al tiro! Dragowski. Occhio adesso al Derby County, sta per entrare in aria. Matarese, l'Italia Stallion. Anche a recuperare il pallone, ancora Matarese. Prova a metterla a Quavien. A Quavien, attenzione, la posizione regolare. Evien, Matarese, dagliela! No! Comunque, ridendo e scherzando, ragazzi, questo Derby County non sta giocando per niente male. Siamo ancora 0-0 e loro sono anche con un uomo in più. Loader adesso, perde il pallone. Minamino, prova ad accelerare lui sulla fascia. Minamino, in velocità, riesce ad andare, resisti. Dai Minamino, Minamino sulla fascia velocissimo, ancora Minamino. Minamino, occhio perché c'è Cavani in mezzo. Minamino, tutto dentro, oddio, Masuaku si stava facendo l'autogol. Allora ragazzi, abbiamo bisogno di cambi, abbiamo bisogno di cambi. Fuori Cavani, dentro Black Arrow e poi fuori Matarese che è abbastanza stanco, dentro Santini. Dai raga. Minamino, traversone, proprio per Black Arrow, che la tocca ma non benissimo. Oddio, che brutto stop, Loader. Pallone che sguscia, Minamino, Minamino! Brutto tiro. Santini, ok, Vieira, Loader, non va, non va, non va. Sì invece, Minamino, dai, Black Arrow, dai, dai ragazzi. Sono in 10 loro, hanno solo UEA davanti. Occhio, Santini chiede l'1-2 con Black Arrow. Danny Loader potrebbe lanciare Minamino. Loader, eccolo il tocco per Minamino che la controlla. Minamino rientra dentro. Black Arrow, Black Arrow! 1-0 Salford all'82esimo. Il gol di Black Arrow, subentrato, ma ragazzi, migliore in campo, senza dubbio Minamino. Sulla fascia ha fatto veramente il devasto. Ha fatto quello che voleva. Non è la prima volta. Non è la prima volta, Minamino, ottimo giocatore. Poi qui, grandissimo gol. Facciamo entrare Konsa al posto di Holgate, dai, che è un pochino stanco anche Holgate. Mamma mia che partita, ragazzi. Quanto è stata difficile sta partita, non è ancora finita e abbiamo giocato da, cioè, dal tipo minuto 27-28 in 11 contro 10. Facciamola finire sta partita. Santini allarga per Minamino, che può mettere ancora il turbo e lo fa. E lo fa, Minamino, Minamino, attenzione, viene recuperato, Minamino deve darla in mezzo, dentro, per... Ah, Quavien, ma Masuaku, ragazzi, quanto è forte, Minamino, cross in mezzo, Konsa combatte, il pallone che rimane lì, Mary Demiral la mette giù, Demiral, il pallone che carambola ancora, attenzione, oh, oh, Belfodil, finita, ok, 1-0 in casa del Derby County. Partita, come vi ho già detto ragazzi, veramente difficile. Sono felice di questa vittoria, soprattutto perché adesso andiamo a simulare contro il Watford con due vittorie di fila. L'Arsenal perde in casa contro il Liverpool, quindi in teoria dovremmo aver superato l'Arsenal. Sì, superato anche il Manchester, siamo quinti. Siamo quinti. Siamo quinti a meno 1 dal Tottenham e a meno 2 dal Chelsea terzo. Stiamo andando alla grande. Partita in casa contro il Watford. Allora, io voglio mettere Loader perché comunque ha 87 di overall al posto di Cavani, così facciamo simulare appunto il gioco con un 87 di overall in casa contro il Watford, come vi ho già detto. Il Watford, dai, non vince da 3 partite. Siamo in casa, in teoria, 4-1. Gol di Aquavien, di doppietta di Nelson e addirittura gol dell'Italian Stallion, Luca Matarese. Grande Luca! Perfetto, lo sapevo che avrei potuto simulare questa partita, infatti l'abbiamo fatto. E adesso andiamo a giocare con la formazione da turnover, questa qui, e la partita di FA Cup contro il West Bromwich. E non mi interessa quanto faremo, perché ragazzi, l'FA Cup sinceramente quest'anno non mi importa, voglio pensare alla mia Europa League, voglio pensare ad arrivare tra le prime 4 in Premier League. I miei due obiettivi sono questi.
Quindi vediamo un po' quanto facciamo con la formazione da turnover, scuffe, frilkid, eccetera, eccetera. 2-0, doppietta di Minamino. Quindi anche così vinciamo. E vabbè, ragazzi, cioè, meglio per noi, insomma. Quindi, ragazzi, adesso siamo entrati ufficialmente nel calciomercato. Mo Ramos diventa 88 in tutto questo, Santini è diventato 79, non vorrei dire. Vale già 23 milioni e mezzo. Adesso vediamo, nomination miglior giocatore del mese. Douglas Luiz è tra le nomination del miglior giocatore del mese. Mo Ramos al Real Madrid, 72 milioni per Mo Ramos. No, no, c'è 80, quanto? 88. No, Loder è diventato 88, senza nemmeno allenamento. È scontento. 23 anni 88. Puttaniga. Vediamo, aspettiamo un attimo. Aspettiamo veramente un attimo, perché io Joao Felix lo vorrei. Non so chi poter vendere, ragazzi, non so veramente chi poter vendere. Offerta di 78 milioni per Demiral. Sono tantissimi. Anche perché lo possiamo vendere a 115 milioni Demiral. Fatemi vedere Pierino. Fatemi vedere Pierino, perché se non erro lo possiamo comprare a parametro zero. E Pierino a parametro zero me lo comprerei tranquillamente. Non l'ho mai comprato i giocatori a parametro zero, però Pierino sì. No, Maroni intanto. Vabbè, ha fatto bene. Ci ha aspettato 4 anni, ha fatto bene. Fatemi vedere un attimino Pierino. Pierino ha 23 anni 85 ed è acquistabile a parametro zero. Quindi possiamo farlo, cioè possiamo comprarlo a parametro zero e lo compreremo a parametro zero, arriverà l'anno prossimo. Altri giocatori? Harry Kane. No, lo voglio prendere a parametro zero, Harry Kane. Se compro un giocatore a parametro zero, quel giocatore a parametro zero è soltanto Pierino, perché ho un legame con Pierino e lui vuole tornare, solo per questo motivo. Allora, Joao Felix, ragazzi, io lo voglio comprare. Voglio questi 75 milioni. In qualche modo li dobbiamo tirare fuori. Demiral, ovviamente non voglio venderlo, perché comunque un giocatore di 86 di overall dove lo vado a trovare. E penso di andare a mettere sul mercato, anche se potrei far incazzare tanta gente, per forza uno di questi due. O Danny Loader o Black Arrow, perché Joao Felix deve arrivare in un modo o nell'altro. Fatemi vedere un attimino i loro valori. Allora, Black Arrow vale 45 milioni di euro. Secondo me, se ci dovessero fare un'offerta, possiamo anche venderlo per 100 milioni. Loader vale già 82 milioni e mezzo da solo. Se ci dovesse arrivare un'offerta, possiamo venderlo anche a 150 milioni. Quindi, volendo, potremmo poi comprare veramente un sacco di giocatori. E ragazzi, uno di questi due andrà via. Quindi, sondaggione. Per rispondere al sondaggio dovete semplicemente fare una cosa: seguirmi su Instagram e rispondere ad una mia storia, perché così riesco a conteggiare tutti quanti. Seguitemi su Instagram, troverete qui, vi faccio vedere qui da qualche parte il mio Instagram, e rispondetemi, scrivetemi. Chi vorreste vendere, Loader o Barro? Scegliete voi. Da Z a voi tutto, ci vediamo domani col calciomercato che cambierà tante cose. Ciao ragazzi!